La politica è triste, facciamola diventare allegra. Protestate con me. Vorrei ringraziare tutti voi, già fatto dal nostro candidato a sindaco, per essere qui questa sera. Tre piccerini sotto l'ombrello, due bruttulilla, nato più bello. Tre piccerini. Qualcuno dovrà pure assumersi la responsabilità dei 5 anni di immobilismo di cui siamo stati vittime. Sembrano quasi tutti spariti, dissolti nell'incapacità di potersi difendere. Io prima di tutto ringrazio voi per essere venuti in questo momento particolare del mio paese a cui sono attaccato fin dalla nascita. Miei cari concittadini, buonasera. Antonio italiani, elettori, inquilini, coinquilini, casigliani, quando sarete chiamati alle urne per compiere il vostro dovere, ricordatevi un nome solo: Antonio La Trippa. Sento prima di ogni cosa il dovere di esprimere tutta la mia soddisfazione, tutto il mio orgoglio e la mia gioia. Sono il presidente del Consiglio. Sotto l'ombrello, due bruttulini. Dico solo, tre piccerini. Dalla sua bocca uscirà la pura verità. Tre piccerini. Ebbene, io devo dire una cosa, che è questa, con chiarezza. Sono il presidente del Consiglio. Noi, perché qualcuno sono convinto che lo penserà o lo dirà, che siamo avversari politici. Lui è di un'area, un'appartenenza politica, io sono di un'altra appartenenza politica. Però ecco, sono il presidente del Consiglio. Dico. Io conosco Pietro, ha fatto anche il sindaco nel lontano 1985-90. E aggiungo un po' più su di quei discorsi. Due bruttulilla, nato più bello. Tre piccerini. Sono contento di far parte di questa schiera di giovani, persone giovani, fresche e con una... Il messaggio che vogliamo dare con il nostro motto liberamente è che bisogna trovare il coraggio di essere liberi, di dare un cambiamento di direzione alla nostra comunità. Io voglio continuare a spendermi in questo progetto insieme a molti giovani candidati, sicuramente con molta energia e voglia di andare avanti con loro, e insieme a loro voglio portare la mia esperienza di amministratore e di assessore. Tre Mappadel, tre Ricciulil, sei sono il presidente del Consiglio.